Inglese. Dopo la caduta di Roma, lei dove andò? Io sono stato mandato a Brescia come ufficiale di collegamento con lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale Repubblicana a Brescia, che stava a Brescia, e al medesimo tempo capo della subdelegazione della Polizia di Sicurezza, pendente di Verona. E com'è andata invece la vicenda della sua fuga dall'Italia? Quando è che è andato via dall'Italia Ma lei? io non sono fugato dall'Italia, io sono fugato dal campo di prigionieri dopo 20 mesi, perché sono fugato con altri camerati, cioè siamo stati in 5, abbiamo pensato che 20 mesi di campo di prigionieri era abbastanza, e le famiglie nostre necessitavano il padre. Io ho vissuto dopo la fuga a Chi l'ha 23. aiutato a fuggire? No, noi altri abbiamo portato e siamo andati via, nessuno noi ha aiutato nessuno. Tutte le notti sono andate via prigionieri del campo, perché era il campo di Rimini, aveva in quella epoca più di 200.000 soldati tedeschi, e tutte le notti sono scappate via qualcheduno, fugato via qualcheduno. Quando io sono venuto a Brescia, a Vipiteno, ho vissuto dal 2 di gennaio 47 Sotto falso nome? no, con mia famiglia ha vissuto lì, e ho vissuto in Vipiteno fino a ottobre 48, quando siamo andati all'Argentina. Ma io non sono fuggito, solamente le autorità italiane non volevano dare più il permesso di soggiorno. Ecco, ma c'era un mandato di cattura per lei dal 1944. Io mai nessuno mi ha cercato. Qualunque polizia, diciamo, qualunque gruppo di polizia che avrebbero cercato a me in Vipiteno, era facile trovarmi, no? Visto che lei ha preso tante annotazioni durante l'intervista, cos'è che l'ha colpita? Quando dice ad esempio che le voci sulle sue responsabilità nella deportazione degli ebrei sono assolutamente false. Abbiamo per esempio dei documenti che dimostrano che il signor Priebke, sin dagli inizi, dal 1 febbraio, no, no, scusate, dal 20 aprile del 1940, entrò in una sezione del 4 Dipartimento della Sicherheitsabteilung, che era il Dipartimento di Eichmann, in cui era l'assoluto responsabile della deportazione degli ebrei. Questa è la prima falsificazione del rabbino Simon Samuels. In realtà, in questo documento, non si può leggere assolutamente nulla che abbia a che fare con le deportazioni, né Erich Priebke ha mai prestato servizio nell'ufficio di Eichmann. Ecco, Priebke nell'intervista sostiene di aver lavorato a Berlino nella polizia politica come interprete. Voi invece del Wiesenthal sostenete che lui era alle dirette dipendenze di Eichmann. Sì, di Heydrich. Sì. Abbiamo ad esempio dei documenti che dimostrano che deportò degli ebrei. Questo documento, ad esempio, in cui firma l'ordine di deportazione di un ebreo, Manlio Sonnino, nato a Roma, che mandò a Regina Coeli, da dove in seguito fu deportato. O, per esempio, Ecco, c'è la firma di Priebke su questo. sì, di Priebke. Il documento è in tedesco e in italiano. In tedesco e in E qui italiano. si legge molto chiaramente. Come si può notare, manca la firma autografa di Erich Priebke e il suo nome è stato scritto a macchina con due B. Inoltre, il signor Mario Sonnino non è mai stato deportato. Questo è un altro falso. Dipartimento 4B, ufficio di Heydrich, responsabile Eichmann. 4B, il ufficio di Heydrich, responsabile Eichmann. La parte superiore di questo che viene spacciato per documento originale della polizia tedesca del comando di Roma è priva di intestazione e il rabbino Simon Samuels indica e legge parole che in realtà non risultano scritte nel testo, per esempio il nome di Heydrich e ancora quello di Eichmann. Il ufficio di Heydrich, responsabile Eichmann.
O per esempio che in seguito Priebke fu responsabile della deportazione. In questo libro, Odessa a Sud, sui nazisti in Argentina, è molto chiaro che a Brescia, e abbiamo dei documenti che dimostrano cosa fece Priebke a Brescia, deportò in Germania il capo della resistenza, un ebreo di nome Isaac Tagliacozzo. Ecco l'ordine della polizia di sicurezza firmato da lui per la deportazione di Isaac Tagliacozzo, azione contro gli ebrei. E qui c'è l'ordine di deportazione. Ancora una volta il rabbino pronuncia parole che nel testo non compaiono. Questo foglio di carta in realtà non ha nulla a che fare con un ordine di deportazione. Si tratta semplicemente di un'ulteriore falsificazione. Isaac Tagliacozzo, infatti, non è stato il capo della resistenza bresciana, ma un cittadino romano che non fu mai deportato. Here is his deportation, right? Now. Su questo però non c'è la firma di Priebke. Questa è la firma di Priebke. Questa è la firma di Priebke. È falso, questa non è la firma di Priebke. Ecco la firma originale di Erich Priebke. Rivediamo i due documenti usati per la falsificazione. Essi erano già comparsi 2 anni prima, nel 1994, nella trasmissione della TV americana ABC, condotta da Sam Donaldson. Nel primo foglio, privo di intestazione, manca la firma autografa di Priebke e il suo nome è stato scritto a macchina con 2B. Nel secondo, la firma non è quella di Erich Priebke. Qui invece vediamo un vero documento del comando della polizia tedesca di Via Tasso. Presenta l'intestazione, il timbro e la firma autografa di Erich Priebke. Al contrario dei precedenti, in questo caso il documento è stato redatto con una macchina da scrivere tedesca, come si può evincere dalla presenza di vocali con diesi, i due puntini sovrapposti alle vocali che sono peculiari della lingua tedesca scritta. Inoltre, il documento è redatto su carta intestata dell'Ausekommando Roma. È presente la dicitura Im Auftrag, che significa per incarico, senza la quale nessuno che non fosse un capo reparto poteva firmare all'interno del comando. Nell'agosto del 1940 passò al dipartimento di Heydrich, l'alto comando della quarta sezione, che aveva il quartier generale a Berlino. Il rabbino Simon Samuels evidentemente non sa di cosa parla. Egli confonde il comandante del quarto reparto della polizia di sicurezza tedesca, generale Heinrich Müller, con il generale Reinhard Heydrich. Quest'ultimo aveva un incarico ben più importante. Già dal 1935 era capo di tutta la polizia di sicurezza tedesca e SD. Inoltre, secondo Otto Skorzeny, Priebke non era il piccolo ufficiale che vorrebbe dimostrare di essere stato. Priebke prese parte alla ricerca di Mussolini quando venne fatto prigioniero dai partigiani. Il rabbino Simon Samuels inventa cose che il maggiore Otto Skorzeny non ha mai detto. Ignora persino che quando Mussolini fu liberato al Gran Sasso, proprio da Skorzeny, non era stato fatto prigioniero dai partigiani, ma arrestato per ordine del re Vittorio Emanuele III. Hai avuto contatti con organizzazioni neonaziste? No, mai ho avuto contatto con persone alcune. Noi altri abbiamo un'associazione culturale germano-argentina in Bariloche, ma la politica era completamente fuori di questo. Abbiamo una scuola molto grande, una delle migliori che in Bariloche, ma accettiamo qualunque persona che può pagare per entrare con i suoi figli in questa scuola. Ecco, sempre il centro Wiesenthal l'accusa invece di far parte di questa rete neonazista che ha ramificazioni in Argentina e in tutta l'America Latina. È una storia completamente falsa. This is the school that Mr. Questa è la scuola di cui il signor Priebke divenne presidente. Questa scuola con la bandiera nazista, la sua associazione, l'Associazione Culturale Argentino-Germanica, era una copertura per le attività naziste. Ma seguiamo il tour turistico di Bariloche per capire come è stato costruito questo ennesimo falso. Primo barrio che vamos a visitar, che todavía no hemos ingresado, se llama Barrio Residencial.